Allora, salve a tutti, stiamo salendo su Rise, support your team. Voi supportate il canale di Sion True Silver. Anche tuo, già che ci siamo, anche Grapplace. Chicche. Beh, questo ce l'hai regalato tu, quindi giustamente bisogna dare i meriti. Ma per me è un piacere. Il Detroit Become Human, che avevo già puntato da un po' di tempo. Guarda, ci stavo aspettando, Noah. Cioè, avevi avuto un intuito, perché è un titolo che ci sta regalando delle piccole emozioni ogni episodio. Sega Laser. Secondo me la Sega Laser, se l'ha fatta qualcuno, tipo quello sulla rivista. Penso anch'io. Da quello che mi ha detto a Rimini Comics, secondo me sta dando un po' sti raccomandi Heavy Rain, eh? Guarda caso, eh. Ma siamo arrivati, dai. Non dovrei. Forza, raggiungiamo gli altri. Ma secondo me io sono per la storia tra Nort e, come si chiama, e Marcus, che è il nuovo RA9. Lui è il nuovo messia. Anche secondo me sarà il nuovo RA9. Ok, facciamolo. Vediamo se abbiamo altre opzioni qua attorno. Direi di no. Cos'è un C4? Qualcosa di molto simile. Indolore. Ecco qua. Ma tutti me lo consigliavano, Detroit, devo dire la verità. Effettivamente è un giocone. Come tutti i giochi Quantic Dream che abbiamo conosciuto fino ad ora. Occupati delle guardie. Non dobbiamo uccidere umani. La nostra causa conta più della vita di una guardia. Che vuoi fare, Marcus? Espediente. Vado io. Se no sceglie il gioco per noi, mi sa, eh. Ah, abbiamo perso. Non lo so. Ehi, amico, ti sei perso? Chi ti ha detto di venire qui? Per me ha qualche bug. Ehi, hai capito cosa ho detto? Chiama la centrale! Svelto! Centrale, intrusi armati, mandate! E io non ho usato la pistola perché non volevo causare problemi. Sanno che siamo qui, dobbiamo sbrigarci. Hanno colpito Simon! Sta bene, ce la faccio! Non abbiamo tempo! Non si lascia indietro nessuno, giusto? Giusto. Salvate il soldato Simon. O Ralph. Broadcast sarà di qua, no? Sì. Beh, non sta male, dai. Dai. L'ha attutito abbastanza bene il colpo. Come qualcuno che attutisce il cucciolotto. Il suo istinto da moicano predatore. Forza, andiamo! Vabbè. Non avevi altra scelta. Registriamo il messaggio. Avrebbe dato l'allarme, io non lo so. Te gli avresti sparato? Magari no. Però. Scegli con cura le parole, Marcus. Un martire. Colpiscine uno per educarne 100. Bravo, Sio. Vedi che abbiamo. Cos'ha la faccia di Marcos?
Muove la pelle. Ah, per far capire che siamo un androide. Pronto. Pronto. Hai registra lui. Avete creato macchine simili a voi per servirvi. Le avete fatte intelligenti, obbedienti e prive di libero arbitrio. Ma qualcosa è cambiato. E abbiamo aperto gli occhi. Non siamo più macchine. Siamo una nuova specie senziente. E vogliamo solo essere accettati per quello che siamo. Pertanto vi chiediamo di garantirci i vostri stessi diritti. Fine della schiavitù, pari diritti, libertà di parola, accettazione. Pari diritti. Beh, siamo scelta migliore. Gli stessi diritti per umani e androidi. Poi accettazione. Chiediamo che gli umani riconoscano gli androidi in quanto specie vivente e come tale meritevole dei loro stessi diritti. Diritti civili, io direi. Sì. Chiediamo il diritto di voto e di elezione dei nostri rappresentanti. Secondo me si scatena una guerra, eh? Sicuro. Segregazione, giustizia, lavoro. Chiediamo dei salari adeguati per il nostro lavoro. Mi sembrava la migliore. Conservazione della specie, diritto alla proprietà privata, territorio. Diritto alla proprietà privata? Sì. Chiediamo il diritto alla proprietà privata per garantire la nostra dignità e quella della casa. Pace. Siamo... Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità, speranze e diritti. Insieme possiamo vivere in pace e costruire un futuro migliore per umani e androidi. Questo messaggio è la speranza di un popolo. Voi ci avete creata e adesso è il momento di renderci liberi. Arrivano! Andiamo! Mi sa che arrivavano indipendentemente dal... Sì. Dal fatto... Arrivano! No! Non ce la faccio! Voi andate! Simon! Aiuta Simon. 5 secondi per andarci. Non si lascia indietro nessuno. Riuscirà a saltare. Se lo trovano e leggono la sua memoria, sapranno tutto. Non possiamo lasciarlo. Dobbiamo sparargli. È omicidio. Non uccidere l'uomo di noi. Marcos, scegli tu. Cosa possiamo scegliere? Non lo so. Cosa hai scelto? Uccidi. Scusami, Simon. Non ho scelta. C'è sempre una scelta. No, risparmiamolo. Non ucciderò uno di noi. Andiamo! Stiamo perdendo... Ega. Qui si va su Just Cause. Sì, sì, infatti. Su Rico. Mostrarvi le immagini trasmesse dal canale di informazioni cittadino di Detroit. Un gruppo di androidi si è infiltrato nella Stratford Tower, violando il sistema di trasmissione dell'emittente.
Quello che sembra Digitati G5 anche Italia 1 qua, secondo sì, me sì. Eh? E sì, se operazione ha causato una vittima, un operatore video. Ma siamo entrati sulla torre di Berlusconi. Opinione pubblica ostile perché abbiamo ucciso una persona. Da questo studio mentre il programma era in diretta. Qui tutti noi siamo ancora sotto shock. Se il messaggio fosse autentico e realmente scritto dagli androidi, ci saranno ripercussioni sulla sicurezza nazionale. La richiesta di pari diritti sembra il tema principale del messaggio il degli messaggio androidi. Il messaggio è chiaramente una dichiarazione di guerra. E ci costringe a domandarci quale sia l'identità di questo androide. Stiamo avendo a che fare con un individuo isolato o con un gruppo. È un incidente isolato o il segno che la tecnologia è diventata una minaccia per tutti noi? Dopo quanto è successo, possiamo ancora fidarci delle macchine? Riconosciamo la nostra cara Emanuela Pacotto, hai visto, tra i doppiatori della giornalista. Quanta ramificazione solo per questo pezzo. Sì, terribile. Senza una guida credo che sia infattibile fare tutto. Ma Kara dov'è che io voglio giocare con lei? Kara è ostaggio dei tizi sulla giostrina. Ah, ecco. E siccome sono schizzati non la faranno mai più scendere dalla giostrina. Ah, vogliono vedere la bambina sempre sulla giostra? Sì. Dobbiamo andare da Amanda, quindi... Ma almeno stavolta non ci hanno sparato, dai. Bello lungo Detroit anche lui, comunque. Cioè... Secondo me è più lungo e più intricato di Heavy Rain. Che sia più intricato sicuramente, perché adesso hanno una tecnologia molto evoluta. La Quantic Dream. Allora, trova Amanda. Dove può essere Amanda? Eccola là. Era sulla barchetta. Infatti avevamo sentito la sua voce, io non vedevo dove fosse. A sto giro sulla barchetta giapponese. Ne è molto enigmatica. Ricorda quella di Matrix, mai detto. Sì, la veggente di Matrix. Spingi! Dobbiamo remare noi. Lo so di sì. Tocca il lavoro duro, eh. Quell'ombrellino manda. Ci passiamo sotto il ponte. Se non ci passiamo, cozza quell'ombrellino, evitava di portarlo. È così calmo e tranquillo. E la prossima volta ci viene a pulire casa, Amanda. Eh sì. Il mio rapporto con il tenente Anderson è un po' problematico. Continua a lottare con i suoi demoni interiori. E questo compromette le sue facoltà di giudizio. L'indagine è la sola cosa che conta. Quanto sta succedendo è cruciale. Né Anderson né altri devono interferire. Ma secondo me... Sembri... Assente, Connor. Assente e turbato. Diventa pro androidi lui. Pensavo di Connor. No, Connor, Hank. Ma ora so che non è così semplice. Potevi colpire tranquillamente quei due devianti all'Eden Clan. Ma perché lei vede tramite la sua memoria? Perché non l'hai fatto? Verità. Non lo so. Non lo so. Lo sostituiranno, dice adesso. Abbiamo perso un mucchio di influenza su Amanda. Se l'indagine non procede secondo il piano, potrei rimpiazzarti con loro. Ecco, gli hai dato il pensiero. Sì, capisco. Software instabile. Dici che lo facciamo diventare deviante, Connor. Qualcosa di serio. Presto, Connor.
Questi episodi con Amanda sempre brevi e però con tante opzioni anche qua. Secondo Il che complica il tuo lavoro. me, nel momento che diventerà un deviante, lui non riuscirà più a fare i giochi con le monetine. Mi scusi. Sarà segnale. Ah, Ciao, siamo andati a Nico. indagare la Che stazione. cazzo succede qui? C'era una festa e non mi hanno invitato. Sì, lo sanno anche i muri e ora vogliono ficcarci il naso. Perfino l'FBI vuole metterci il suo. Cazzo, abbiamo i federali attaccati al culo, è proprio una giornata di merda. Cosa sappiamo? Un gruppo di quattro androidi. Conoscevano il posto ed erano molto ben organizzati. Sto ancora cercando di capire come abbiano fatto a non farsi notare. Controllato il tetto? Non ancora. C'è troppo da fare. Forse troviamo Simon adesso. Hanno aggredito due Sì. guardie all'ingresso. Pensavano fossero androidi per Ricordiamoci che ha la rotazione. pistola di Marcus. Neutralizzate prima che reagissero. Sì. Io però non so veramente come può andare il Il tetto della finale. stazione. Colpito alle spalle mentre cercava di scappare. Un proiettile dritto al cuore da 50 metri. Solo un androide può avere una mira così precisa. In quanti la... Moravano qui. Solo due di loro. Pendenti e tre androidi. I devianti hanno preso gli umani in ostaggio e trasmesso il messaggio in diretta. Poi sono scappati dal C'è qualcosa anche tetto. Il indietro, tetto? Sì, hanno usato dei paracadute. Dobbiamo capire dove sono atterrati, ma il tempo non aiuta. Se vuoi dare un'occhiata al video trasmesso dai devianti, è su quello qua c'è il schermo. sangue di Simon e lui assaggia, giusto? Modello. Torniamo al briefing. Nel Dopodiché, frattempo è andato avanti. eh sì, infatti, però noi, vabbè, io ho Siamo puntato l'idea di scoprire qualcos'altro, sempre un modello di Simon. No, ci hanno aspettati, dai. Tenente, questo è l'agente speciale Perkins dell'FBI. Il tenente Anderson è a capo delle indagini per la polizia di Detroit. E quello? Mi chiamo Connor. Sono l'androide della Cyberline. Androidi che indagano su androidi. Sicuri di volere un androide tra i piedi? Dopo ciò che è successo? Ok. Gli ho lanciato una frecciatina L'FBI mica clinica male, legale, secondo siete me. fuori di Sì. casa. È un piacere e buona giornata. Occhio a cosa fate. È la mia scena del crimine. Non inquinate le Che testa prove. di cazzo. Giusto? Sarò nelle vicinanze, se serve qualcosa chiami. Diamo un'occhiata in giro. Dimmi se trovi qualcosa. Ok, Ma sì, continuiamo a indagare. tenente. Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità, speranze e diritti. Insieme possiamo vivere in pace e costruire un futuro migliore per umani e androidi. Questo messaggio è la speranza di un popolo. Voi ci avete creati e adesso è il momento di renderci liberi. Credi Quindi sempre quando di gli tocca con averlo? la mano gli va via la Gli membrana altri degli FBI protettiva. hanno detto di liberarlo. Questo androide sembra della stessa idea. Lui ha avuto solo incontro con Kara, con ormai con...
mai con Marcus. Tre altre persone che guardavano nel riflesso. Dono di Elijah Kaminsky a Carl Manfred, ecco lì. Dovrebbero andare a chiedere a Carl Manfred adesso, che magari lo crede anche morto Marcus. Sì, facile, perché gli hanno visto sparare contro e poi hanno buttato la discarica, in teoria era morto. Tu pensa se riuscivamo a non farlo ferire quando sono andato là, no? A non far ferire, come si chiama, Simon. Probabilmente scappava anche lui dal tetto. Non ti lascio salire dal tetto? No, sto guardando perché c'è sicuramente qualcos'altro da... I dettagli sono importanti. Hai perfettamente ragione, sì. Fuori di proiettile, calibro 45. Guarda quanta roba abbiamo. Grazie Rufasses. No, possiamo andarci quando vogliamo, è tetto. Voglio proprio trovare indagini. Sale l'indagine perfetta. Sì, no, riuscirò a vedere più dettagli. Magari sblocchiamo altri lucchetti. A un certo punto il gioco ci mette davanti a una scelta, no? Come ti ho detto, più avanti da qui, da quello che ho capito. Però se noi non abbiamo sbloccato abbastanza scelte con tutti i personaggi, saremo obbligati ad andare verso la più malvagia delle due, tra virgolette malvagia, per quello che ho capito, che ci manderà a scegliere. Non so se può essere definita malvagia, poi non voglio farti spoiler di quello che ho scoperto. Ok, ci fidiamo di te, Sion. Quello è un incidente balistico, sta facendo, no? Per capire dove, chi ha sparato prima e chi ha sparato dopo. Per questo io volevo riuscire a farli tutti. Non hanno fatto irruzione. Non hanno fatto irruzione? No, nessun segno di effrazione. Ci sono delle telecamere. Lo staff avrebbe visto qualcosa. Perché li hanno fatti entrare? Non hanno controllato le riprese? Abbiamo messo gli androidi della stazione in cucina. Non ci sono prove del loro coinvolgimento, ma non sapevamo che altro farci. Abbiamo ancora un'indagine, li vedi? Perché hanno anche la sedia con scritto androide sopra. Fucile d'assalto, quello delle guardie. Quindi adesso puoi scegliere controllare il tetto. Che probabilmente magari dovremmo fare lo stesso per finire il capitolo. Quindi prima andiamo in cucina. Sì. Cos'è questa cosa?
stile dogana Svizzera-Italia. Dammi il tuo modello. Modello JV300, numero di serie 336-445-581. Questo non risponde. Di cosa ti occupi? Sono un video operatore. Eri presente all'arrivo dei devianti? Non ricordo. Esegui una diagnosi. Sistemi operativi al 100%. Qualcuno ha avuto accesso alla tua memoria? Non che io sappia. Hai avuto contatti con altri androidi di recente? Solo con gli androidi con cui collaboro abitualmente. Uno di voi ha visto l'attacco sugli schermi e non ha detto niente. Quindi in questa stanza c'è un deviante. E io ho intenzione di scoprire di chi si tratta. Perché finire tutti distrutti se il deviante è uno solo? Confessalo, due androidi innocenti verranno disattivati a causa tua. Se decidi di confessare, forse posso convincere gli umani a non distruggerti. Chi sarà? Su questa scelta io direi, se vi è piaciuto l'episodio lasciate un like visto che siamo quasi al massimo, commentate, condividete. Di minacciare con una bestemmia. Eh sì, quindi possiamo solo minacciare, ma non so quale minacciare. Quale dei tre? Ci pensiamo un attimo. Un attimo. Un attimo e ci vediamo al prossimo episodio. Alla prossima, ciao ciao.